ciao a tutti, grazie per il dono che ci avete fatto di tante numerose richieste per partecipare e raccontarvi di Chiara alle vostre giornate per la vita che fate in tutta Italia. Abbiamo pensato anche noi di farvi un dono, raccontandovi di come Chiara ha accolto il dono della vita attraverso i nostri figli Maria e Davide e poi anche Francesco, oggi. Volevamo raccontarvi un po' come Chiara ha accolto questo dono della vita. Chiara non è stata coerente a dei principi cristiani. Chiara è stata fedele a delle relazioni. Chiara è stata fedele alla relazione con Enrico, suo marito, è stata fedele alla fecondità che questo matrimonio con Enrico gli dava e quindi ai suoi figli. È stata fedele a questa relazione che lei aveva con questo Padre del Cielo, con Dio. Chiara non è una donna coraggiosa, è una donna che si è lasciata amare. Forse non potevo pretendere di capire tutto e subito. Forse il Signore aveva un progetto che effettivamente io non riuscivo a comprendere. Quello che voglio dirvi è che il Signore la mette la verità dentro ognuno di noi e non c'è possibilità di fraintenderla. Quando la vita ci sorprende, sempre dentro il nostro cuore nasce una paura. Anche la Vergine Maria rimane turbata davanti all'annuncio della vita. In quei momenti i principi non ti sostengono. Invece quello che ti sostiene è il saperti amato. E questo riesce a farti vincere la paura. L'amore scaccia il timore. E questo ti permette di percepire quella vita che ti cresce dentro, che cresce nel grembo di tua moglie, non più come una minaccia, ma come un'opportunità, una risposta all'amore che ti ha raggiunto. Chiara ed io abbiamo intuito che se uno si lascia amare dal Signore, possiamo tutto. E quella paura di quel dolore, perché non vi nego che è doloroso salutare tuo figlio che va in cielo, però incredibilmente Dio è capace di rendere quel momento drammatico un momento da ricordare. E Maria è nata. So che è stato un momento che non dimenticherò mai. Enrico è rientrato dentro la stanza e lo vedevo guardarla in maniera così fiera, così contento di lei. Ero sicura che non avrebbe potuto avere un padre migliore. Non pensavo al fatto che lei sarebbe stata poco con noi. Sapevo che era legata con me per la vita, perché era mia figlia. If you close the door, just turn off the lights. Chiara dice, il Signore ci ha preparato ad accogliere il dono dei nostri figli. E per questo motivo Chiara non giudica le donne che fanno altre scelte, seppur sbagliate anche per lei, logicamente, ma ha profonda compassione di loro che sono state in un certo senso ingannate. Noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se un mese, due mesi, poche ore, conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono. E non è una cosa che si può dimenticare. Grazie per averci ascoltato, grazie per il dono dell'amore che avete per noi. Ricordatevi che le cose più belle della vita sono quelle che non avete programmato e che la paura non dice mai la verità. Ciao.